Formattare il testo significa attribuire uno stile ai capitoli, al corpo del testo, ai paragrafi, ai sottoparagrafi. Intanto diamo un nome al nostro documento in alto a sinistra, inserire il nome del documento. Se il nostro documento prevede una copertina, dobbiamo dare un titolo e quindi creare uno stile. Per creare uno stile bisogna intanto decidere quali caratteristiche deve avere il titolo, selezionare il titolo e scegliere il carattere, in questo caso Verdana va bene. Scegliere anche la dimensione che deve avere, cliccando all'interno della casellina. In questo caso voglio attribuire una dimensione di 20 punti, poiché la dimensione nella tendina non c'è, digito direttamente dalla tastiera, poi invio. Grassetto, il colore nero è già selezionato, allineamento al centro perché è il titolo della copertina, e do un'interlinea. Scelgo 1,15 e lascio lo spazio dopo il paragrafo. Una volta stabilite le caratteristiche che deve avere il titolo, vado a creare lo stile. Dalla voce menu Stili, porto il mouse sulla voce titolo e scorrendo verso destra, clicco sulla voce Aggiorna titolo perché corrisponda. In questo modo è stato creato lo stile del titolo della copertina. Se la nostra copertina prevede anche un sottotitolo, bisogna creare anche uno stile del sottotitolo, cioè attribuire prima delle caratteristiche. Evidenzio il sottotitolo, il font Verdana va bene, la dimensione, poiché il titolo era 20, do come dimensione un 18, grassetto, colore nero, allineamento al centro e per interlinea vado a selezionare 1,15 lasciando lo spazio dopo il paragrafo. Create quindi, attribuite quindi le caratteristiche al sottotitolo, si va a creare lo stile. Dalla voce menu Stili, portare il mouse sulla voce sottotitolo, scorrendo a destra, cliccare su Aggiorna sottotitolo perché corrisponda. Se la nostra copertina prevede un'immagine, dalla voce menu Inserisci, Immagine, si può caricare l'immagine dal computer, cercarla nel web, importarla dal Drive o se si ha l'URL, inserire anche l'URL oppure scattare una foto dalla webcam del computer. Una volta creata la copertina, dalla voce menu Inserisci, Interruzione di pagina. Si va a creare una pagina vuota che dovrà contenere il sommario se il nostro documento è abbastanza lungo, ha più di 3-4 pagine. Il sommario va creato però dopo aver attribuito tutti gli stili alle varie parti che compongono il documento stesso. Quindi lasciamo questa pagina vuota e di nuovo inserisci interruzione di pagina. E qui incominciamo a scrivere il nostro documento. Scriviamo il titolo del primo capitolo. Il capitolo avrà uno stile di primo livello e quindi andiamo a stabilire le caratteristiche che deve avere il titolo del capitolo. Selezioniamo il titolo, il font va bene, il Verdana perché deve essere uguale, per tutte le parti del documento. Dimensione del capitolo. Possiamo scegliere la dimensione che vogliamo. Essendo un capitolo, scelgo la dimensione 16. Grassetto, il colore nero è già selezionato, allineamento sempre a sinistra, interlinea 1,15 e si lascia lo spazio dopo il paragrafo. Attribuite le caratteristiche al capitolo, si va a creare lo stile. Dalla voce menu Stili al capitolo diamo una intestazione di primo livello. Portare il mouse sulla voce Intestazione di primo livello, scorrere verso destra e selezionare la voce Aggiorna Intestazione 1.
A questo punto dobbiamo inserire il corpo del testo. Basta scrivere una sola parola, selezionare la parola e attribuire le caratteristiche che deve avere il corpo del testo. Font sempre Verdana, dimensione 12, non scendere mai al di sotto degli 11 punti, colore nero, allineamento sempre a sinistra, interlinea 1,5. Una volta stabilite le caratteristiche, andiamo a creare lo stile. Dalla voce menu stili, portare il mouse su testo normale, scorrere verso destra e quindi aggiorna testo. In questo modo, ogni volta che noi scriveremo il corpo dei capitoli o dei paragrafi o dei sottoparagrafi, avrà come stile quello che abbiamo appena creato. Immaginiamo adesso di voler inserire all'interno del primo capitolo un paragrafo. Quindi scriviamo il titolo del paragrafo e diamo anche al titolo del paragrafo determinate caratteristiche. Il font Verdana, poiché il capitolo era 16, al paragrafo diamo 14. Grassetto, allineamento a sinistra, interlinea 1,15 e lasciamo lo spazio dopo il paragrafo. Attribuite quindi le caratteristiche e andiamo a creare lo stile. Poiché il capitolo è uno stile di primo livello, il paragrafo avrà un'intestazione di secondo livello. Quindi mouse su intestazione di secondo livello e cliccare su aggiorna intestazione perché corrisponda. Se io volessi creare all'interno del primo capitolo un nuovo paragrafo, non dovrò fare altro che evidenziare il titolo del secondo paragrafo e andare ad attribuire lo stile intestazione 2. In questo modo anche il secondo paragrafo avrà lo stesso stile del primo paragrafo. Se a questo punto voglio creare un nuovo capitolo, non dovrò fare altro che scrivere il titolo del capitolo, evidenziarlo, dalla voce stili, cliccare su intestazione 1 affinché il nostro capitolo abbia lo stesso stile del capitolo precedente. Se all'interno del paragrafo ho bisogno di inserire un sottoparagrafo, basta attribuire le caratteristiche al sottoparagrafo, in questo caso per esempio Verdana 12, grassetto, allineamento a sinistra, interlinea 1,15, spazio dopo il paragrafo, attribuite le caratteristiche e si va a creare lo stile, che sarà un'intestazione di terzo livello. Quindi, allo stesso modo di prima, aggiorna intestazione 3 per farla coincidere. Ogni volta che vorrò inserire quindi un nuovo sottoparagrafo, non dovrò fare altro che scrivere il titolo, evidenziarlo e dagli stili cliccare su intestazione 3. E si continua così, in questo modo. Quindi ho un nuovo capitolo. Inserisco un nuovo paragrafo, che avrà uno stile di secondo livello, testazione 2. All'interno del paragrafo c'è un sottoparagrafo, che avrà un'intestazione di terzo livello. Se all'interno del sottoparagrafo volessi inserire un sottoparagrafo del sottoparagrafo, gli do le caratteristiche, carattere Verdana, dimensione 11, grassetto, corsivo, allineamento sempre a sinistra, interlinea 1,15, spazio dopo il paragrafo.
e quindi vado a generare lo stile che sarà intestazione 4, aggiorna intestazione 4 e così via. E si continua così. Una volta creati tutti gli stili dei capitoli, dei paragrafi, dei sottoparagrafi, dei sottoparagrafi, dei sottoparagrafi e del corpo del testo, posso generare il sommario. Magari do un grassetto al sommario e dalla voce menu Inserisci si va a selezionare sommario. Si hanno due possibilità: inserire un sommario con i numeri di pagina o inserire un sommario con link blu senza numeri di pagina. Io seleziono la prima opzione. Come vedete, il documento ha strutturato il sommario in base agli stili che sono stati creati. Prima il capitolo, il paragrafo, il sottoparagrafo e il sottoparagrafo del sottoparagrafo. Una volta generato il sommario, si possono inserire i numeri di pagina. Dalla voce menu Inserisci, numeri di pagina, si può scegliere se visualizzare i numeri in alto a destra o in basso a destra. Io scelgo questa seconda opzione. Però il numero di pagina è andato anche sulla copertina. Di solito la copertina non ha il numero di pagina. Quindi da opzioni, numeri di pagina, deseleziono la voce mostra sulla prima pagina e quindi applico. In questo modo il numero di pagina sulla copertina non è visibile e la nostra numerazione parte col numero 2 dalla seconda pagina. Se successivamente aggiungo altri capitoli con i relativi paragrafi e sottoparagrafi, devo poi aggiornare il sommario. Cliccando a sinistra della prima voce del sommario, si attiva il pulsantino Aggiorna il sommario. Cliccando su di esso, automaticamente vengono aggiunti gli altri contenuti del documento stesso. Se il documento diventa particolarmente lungo, è opportuno aggiungere delle voci ritorno al sommario alla fine di ogni capitolo. Per fare questo, bisogna evidenziare il sommario e dalla voce menu Inserisci selezionare la voce Segna libro. In questo modo il sommario è diventato un punto di riferimento per tutto il documento. Quindi andare alla fine del primo capitolo e scrivere Torna al sommario, evidenziare Torna al sommario, cliccare sul pulsante Inserisci link e in corrispondenza di Segnalibri cliccare sulla frecciolina. Quindi selezionare sommario, poi applica. In questo modo, cliccando sulla voce Torna sommario, si attiva il link Segna libro che ci porterà di nuovo al sommario. Fare questo alla fine degli altri capitoli basta selezionare la voce appena creata, copiarla col tasto destro copia o con i tasti CTRL più C. Andare alla fine del secondo capitolo e incollare la voce Torna al sommario. Fare la stessa cosa anche alla fine del terzo capitolo e quindi di tutti gli altri capitoli. Cliccando sempre sulla voce Torna al sommario si andrà di nuovo alla seconda pagina dove è presente il sommario.